La dimostrazione plastica che in questo paese non c'è un piano nazionale energia e clima, non solo non c'è una strategia reale per aumentare le fonti rinnovabili che sarebbero la vera risposta a questa crisi e alla crisi anche energetica, ma non c'è neanche consapevolezza, io credo, delle potenzialità del paese. Parlare di carbone, di ritorno al carbone, quando ancora stiamo ragionando del gas come energia di transizione, insomma, mi viene da dire non c'è mai fine al peggio. Peraltro, insomma, invito il Presidente Draghi a prendere in considerazione che proprio quel super bonus che lui ha così violentemente attaccato sarebbe un pezzo della soluzione se noi riducessimo il fabbisogno energetico. Prima di parlare di carbone ci sono tante cose da fare, bisogna farle con coerenza, con serietà e con un piano nazionale di energia e clima e un ministro per la transizione ecologica all'altezza della sfida. Diceva anche che dire che il gas estratto in Italia costerebbe meno in bolletta è una notizia non vera. Io l'ho detto al ministro Cingolani in aula, oggi purtroppo troppo rapidamente l'ho potuto dire al presidente Draghi, questa è una vera e propria fake news. Parte perché diciamo, raddoppiare, aumentare l'estrazione di gas nel sottosuolo e nei fondali italiani ha un costo di per sé, non è una cosa diciamo, che banalmente giriamo un rubinetto e aumentiamo l'estrazione, quindi c'è bisogno di investimenti. Dire che è una risposta al caro bollette è davvero una fake news, cioè gli italiani non se ne accorgerebbero, banalmente perché il gas finisce in un enorme unico tubo ed è il mercato comunque che ne regola il prezzo, non certo l'origine o l'origine dell'estrazione.